Polignano con Confessioni di un ex elettore è un po' il ritratto di questo astensionismo che è fortissimo, arrivato anche dalle ultime politiche. Esattamente, è un ritratto collettivo, nel senso che io come giornalista ho raccolto quelli che sono i sentimenti un po' di disincanto, di delusione che ho sentito in molte persone che prima votavano convintamente e oggi hanno difficoltà ad andare alle urne. Ovviamente ho messo anche del mio, perché anch'io sto vivendo questa specie di crisi, e quindi ne esce fuori un ritratto dell'Italia che si astiene. Un governo che sta trovando molte difficoltà anche in questa sua rotta, solo l'ultimo, il caso Santanchè, che sta tenendo banco in questo momento. Sì, ma sono le difficoltà, devo dire, di tutti i governi. Non mi meraviglio molto che ci siano ministri che creano problemi al loro Presidente del Consiglio. Forse bisognava pensarci prima, quando è stata formata la squadra, che la Santanchè comunque aveva dei problemi. Non è che li abbiamo scoperti oggi, i problemi di Daniela Santanchè. Come imprenditrice io non do giudizi di altro ordine che non quelli che lei stessa ha detto, ha avuto dei problemi, delle difficoltà, e quindi non è un ministro in questo momento sereno, come non è serena Giorgia Meloni, che dovrebbe pensare a tante cose che riguardano il paese, invece è continuamente tirata di qua e di là dalle varie polemiche Santanchè e Sgarbi, per dire le ultime due, che evidentemente non la rendono serena. Lei è una colonna dell'informazione, essere giornalisti oggi in qualche modo può essere anche pericoloso, soprattutto all'estero, ce lo racconta la Russia con le ultime aggressioni. Beh sì, certamente in Russia è diventato, non da oggi, non solo, è quasi mortale fare del giornalismo di opposizione. Diciamo che noi in Italia ce la passiamo abbastanza bene, noi non corriamo nessun pericolo. Forse, ecco, un richiamo che dovremmo fare tutti quanti noi che abbiamo i capelli bianchi, a chi è più giovane, la schiena dritta, e soprattutto la capacità di saper spiegare al pubblico quello che il pubblico ha diritto di sapere, perché spesso mancano le analisi, mancano i fatti oggettivi, molti sono delusi dalla politica anche perché non viene spiegata loro bene, e questo è un compito nostro.